Quindi allora, innanzitutto, oggi noi fino ad adesso ci siamo occupati della termodinamica classica, in cui guardavamo un sistema chiuso secondo l'approccio della massa di contrasto. Abbiamo visto che l'altro approccio che possiamo seguire è quello del volume di controllo. Quindi se abbiamo un generico sistema che si muove nello spazio, evidentemente abbiamo una situazione un po' più complessa in cui, se vogliamo vedere l'evoluzione di questo sistema nello spazio e vedere le modificazioni delle proprietà termodinamiche, possiamo non più seguire la massa nel suo evolvere secondo l'approccio lagrangiano come abbiamo fatto fino adesso. Quindi noi che cosa facevamo fino adesso? Il sistema pistone cilindro si spostava la frontiera del mio sistema, io mi seguivo così come si spostava la frontiera, seguivo la massa che si muoveva e quindi cambiavo la superficie di controllo spostandola così come si spostava la massa. Quindi tenevo l'approccio alla massa di controllo che segue durante il movimento, durante l'evoluzione di questa massa di controllo, lo segue nello spazio. E questo è l'approccio lagrangiano che abbiamo fino adesso seguito. Giusto? Se avessimo voluto seguire un approccio non lagrangiano, l'approccio del volume di controllo, nel sistema pistone cilindro avremmo mantenuto qua la superficie ed entrava un altro pezzo dentro al nostro sistema, giusto? Allora, oggi vedremo questo secondo approccio, l'approccio del volume di controllo, e cercheremo di capire come si modificano i bilanci di massa, di energia, di entropia, quando invece di considerare l'approccio della massa di controllo andremo a vedere l'approccio del volume di controllo. Allora, la prima cosa che è necessario chiarire è il fatto che, mentre nell'approccio della massa di controllo noi che cosa è l'approccio della termodinamica classica, quindi consideriamo il nostro sistema in equilibrio termodinamico, quindi tutte le proprietà del nostro sistema istante per istante le consideriamo costanti, o meglio costanti nello spazio, quindi uniformi all'interno dello spazio. Quindi la temperatura qui, in ogni punto, è sempre la stessa, in ogni momento. Poi può cambiare nel tempo, ma in ogni momento, quindi la temperatura T è solo una funzione del tempo. La pressione P è solo una funzione del tempo, non è una funzione dello spazio. Va bene? Ricordate l'approccio della termodinamica classica? Quindi io istante per istante, nella mia trasformazione, quando vado a vedere che il punto si sposta da qua a qua, non è un solo punto che sta modificando le sue proprietà, ma è tutto il sistema. Cioè in ogni parte del sistema la temperatura tutta quanta cambia insieme e cambia istante per istante, cambia in questo modo, secondo questa legge. Questo è l'approccio della termodinamica classica. Attenzione, perché quando invece mi sposto sull'approccio volume di controllo, automaticamente faccio un'altra ipotesi, che non vale più l'ipotesi di equilibrio dell'intero sistema istante per istante, ma l'equilibrio, c'è un equilibrio, vi ricordate, locale. Vi ricordate che le prime lezioni? Che vuol dire che è un equilibrio locale? Non è più. Quindi sto andando leggermente a modificare l'approccio che ho seguito fino ad oggi. Qual è? Vi ricordate la condizione? È che è vero che la temperatura in ogni punto non si mantiene costante, la pressione non si mantiene costante. Per cui che cosa avrò? Non avrò una legge di questo tipo. Avrò che la temperatura qui è diversa dalla temperatura qui, è diversa dalla temperatura qui, è diversa dalla temperatura qui e così via. Però se io prendo un tetraedro piccolo a piacere, che sta qui vicino, in quel piccolo tetraedro potrò considerare che vale l'equilibrio locale. Va bene? Quindi all'interno di questo piccolo tetraedro di coordinate x, y, z considererò valide le funzioni termodinamiche, tutte le funzioni che abbiamo scritto fino adesso. Chiaro? Quindi che cosa devo dire? Devo mettere, a questo punto devo modificare le coordinate termodinamiche, non sono più una funzione del solo tempo, ma funzione anche dello spazio x, y, z, theta. Sono funzioni del punto P e della, ovviamente di dove mi trovo, e ovviamente del tempo sempre. Va bene? Lo stesso vale per la pressione, lo stesso vale per la ogni generica funzione di
B, X, Y, Z. Cioè qualunque sia la funzione termodinamica B, in un punto posso dire che questa è funzione di X, Y, Z detta. Va bene? Allora, attenzione, per questa funzione, diciamo, per qualunque funzione termodinamica, adesso a questo punto a noi che cosa interessa di elevare le funzioni termodinamiche? Cioè interessa riscrivere, è chiaro che potrei fare due cose. La prima è dire, vabbè, ma se io voglio sapere in un gas, qua ho la pressione e la temperatura, in questo punto misuro temperatura e pressione, voglio sapere il volume specifico. Appena legge gas ideale, in questo punto so il volume specifico. Lo stesso vale per l'energia intera, tutte le funzioni, cioè le funzioni caratteristiche che abbiamo utilizzato fino adesso continuano a valere. Però, certo, la densità qua può essere diversa dalla densità qua, può essere diversa dalla densità qua, è diversa l'energia interna, è diversa l'entropia e così via. Ovviamente è più difficile, ovviamente, perché capite che avete una... come si chiama dal punto di vista matematico questo? Una funzione che cambia nello spazio, no? E nel tempo. Questa è una funzione scalare, si chiama campo. È un campo di temperatura, giusto? È un campo di pressione e così via. Sono campi scalari. Perché la nostra funzione è uno scalare. Quindi ovviamente abbiamo, diciamo, non abbiamo più una funzione, diciamo, un unico valore per tutto il sistema, ne abbiamo n. E questo diventa ovviamente molto più complesso dal punto di vista matematico. Poi impareremo a gestirlo e a utilizzare questo, diciamo, questi campi, semplificandoli opportunamente, poi vedremo come. E quindi adesso dei diversi campi ovviamente termodinamici a noi interessa, in particolare ci interessano, diciamo, almeno tre in modo puntuale, perché di fatto ci interessa capire: uno, come si scrive il bilancio di massa; due, come si scrive il bilancio di energia, quindi la funzione interessata qual è. Nel caso del bilancio di massa abbiamo la densità come cambio, giusto? Nel caso del bilancio, diciamo, di energia abbiamo la energia interna che ci interessa, U come funzione di X, Y, Z, e nel caso del bilancio, diciamo, di seconda legge, la entropia, abbiamo la S. Quindi sicuramente, diciamo, andremo a verificare su queste proprietà cosa, come si scrivono i bilanci, come possiamo in qualche modo reinterpretare la funzione S, diciamo, rho S e U, diciamo, in questo caso. Allora, ho bisogno di fare qualche piccola con, diciamo, notazione matematica prima di scrivere i bilanci. Allora, la prima cosa che vorrei, diciamo, sottolineare è, diciamo, la seguente. Ovviamente la funzione B, ragazzi, se avete dubbi ditelo, diciamo, se parlucchiate non tra di voi, non avete dubbi su questo? Domande? Nessuna? Allora, la funzione B che cosa rappresenta, ragazzi? È, diciamo, una variabile specifica, proprietà specifica, giusto? Una coordinata specifica. Cioè, ricordiamoci che noi quando abbiamo un sistema, diciamo, un sistema grande in questo, diciamo, in cui vale la termodinamica classica, io facevo che B grande, la proprietà, che poteva essere U, che poteva essere S, quello che volete, come la, diciamo, valutavo? Attraverso, diciamo, il prodotto di B per M. E questo non era un problema per noi, giusto? Perché non era un problema? Perché non era un problema? E adesso lo diventa un problema. Perché quando io, diciamo, sto valutando in un certo istante tutta questa, diciamo, massa di controllo, va bene? Questa è la massa, va bene? Prendo la B e moltiplico B per M e tengo B grande, giusto? Adesso esiste un'unica B? No, e non la posso più, diciamo, applicare questa definizione, giusto? Come faccio a trovare la B grande? Quindi non posso più fare semplicemente U, diciamo, U piccolo uguale U grande diviso M, S piccolo uguale a S grande diviso M. Non è più applicabile. Non è più applicabile perché purtroppo in tutto lo spazio che andremo a considerare c'è una, diciamo, c'ho una certa massa istante pesante, ma attenzione, non ho più ovviamente la stessa proprietà. Quindi che cosa devo fare secondo voi, ragazzi? L'integrale. Quindi come faccio a fare questa integrale? Devo fare B grande è uguale all'integrale estesa a tutto il mio volume di controllo di, diciamo, rho
per B in DV, cioè in B in DM. Cioè se io moltiplico la B piccolo per il DM, poiché la B piccolo in ogni tetraedro piccolissimo, va bene? Esiste un'unica B, ovviamente se io moltiplico la B per DM e faccio l'integrale su tutto il volume di controllo, questo lo posso fare. Quindi devo applicare questa legge, questa, e non semplicemente B per M, come facevo prima. Quindi che scrivo? Diciamo, posso scrivere che U è uguale all'integrale, sia il volume di controllo, di Rho per U in DV, S uguale. Qui. S a cosa uguale? Ditelo voi. A Rho per S in DV, cioè ovviamente sostituite la proprietà specifica che state studiando, la sostituite in questa equazione e ottenete ovviamente la relazione che vi interessa. Ovviamente non vi spaventate, perché non è che vi farò fare gli integrali, poi vediamo un attimo che cosa succede. Per fortuna, per fortuna. Allora, e questo per quanto riguarda le proprietà. Attenzione, perché diciamo, io non ho soltanto... scusatemi, se io volessi studiare la massa, la massa la B è unitaria, sostanzialmente 1, quindi questo è uguale a integrale stesa al volume di controllo di Rho in DV, chiaro? Se adesso, oltre a considerare le, diciamo, queste proprietà termodinamiche all'interno del mio volume di controllo, che cosa devo ancora andare a verificare? Devo andare a verificare i flussi, come li descrivo, perché attenzione, è vero che io ho una variazione di queste proprietà, ma ho anche dei flussi di massa e di energia attraverso i confini del mio sistema, giusto? E sono dei flussi, mentre prima erano solo flussi diffusivi, adesso sono flussi convettivi. Che cosa vuol dire? Che cos'è un flusso convettivo e cos'è un flusso diffusivo? Allora, prima che cosa avevo? Senza che entrava massa qui all'interno, avevo un flusso di energia, per esempio, una certa, una potenza termica che veniva trasferita almeno alla mia massa di controllo. Va bene? Però non entrava, le pareti erano impermeabili alla massa. Per cui io, diciamo, durante la mia trasformazione, non è che ci mettevo una... mettevo diciamo, una valvola e ci facevo entrare una bombola del gas qua dentro. Bene, altrimenti non potevo applicare, altrimenti il sistema non sarebbe stato chiuso, e un sistema chiuso è un sistema che non permette un passaggio di massa. Quindi flussi convettivi, cioè flussi associati a un trasporto di massa, non ne avevo. Adesso, diciamo, nel mio sistema, qualunque esso sia, la patata che, diciamo, che abbiamo considerato inizialmente che si muoveva, ma qualunque altro sistema, cioè potrebbe essere un sistema di questo tipo in cui ho un solo ingresso, un solo uscita, una sola uscita, anche questo. Qui io ho una tubazione con, che porta dentro una certa quantità di acqua, di aria, e qua un'altra, diciamo, che fa fuoriuscire una certa quantità, diciamo, di materia. Allora, ovviamente in queste condizioni io non posso più considerare i flussi diffusivi nulli, devo considerare oltre i flussi, cioè, i flussi convettivi nulli. Oltre a considerare quindi i flussi di energia in modo calore e modo lavoro, quindi la Q e la L che già ho considerato nel sistema chiuso, devo aggiungere anche altri flussi, i flussi di questa grandezza qui. Quindi dovrò aggiungere un flusso Φ con B, nel caso di energia, quando andrò a fare un bilancio energia, che cosa dovrò avere? Una Φ di U, giusto? O meglio ancora una Φ di E, dell'energia E. E quindi ovviamente devo valutare non soltanto come, diciamo, come valuto B, ma anche come valuto il flusso di B. Allora, vediamo qual è il flusso di B. Allora, ragazzi, se io vado a, diciamo, guardare questa configurazione, questo è il mio volume di controllo, no? Voglio capire qual è il flusso di B attraverso questa superficie. Secondo voi, diciamo, attraverso questa, piuttosto che questa qua, no? Anche questo potrebbe essere il mio volume di controllo che tengo conto, diciamo, di cui tengo conto qui, va bene? Allora, se io voglio andare a vedere, diciamo, su questa volume di controllo, quali sono i flussi che entrano e quali sono i flussi che escono, che devo fare? Sempre un integrale, giusto? Perché la B che sta entrando qua dentro
questo pezzettino che sta entrando, questo pezzettino che sta entrando qua, ovviamente porta una certa quantità di B all'interno, così come questo fa uscire una certa quantità di B da qua dentro, giusto? Quindi da qua uscirà questo pezzettino qui. Per vedere quanto ne esce, che devo fare? Vediamo un attimo. Allora, sicuramente devo andare a vedere la B che ho qui, su questa frontiera, più piccola a piacere, giusto? Vediamo quella elementare. Quindi ho B, per che cosa? Ovviamente questo uscirà con una certa velocità, ragazzi, giusto? Quindi B per la velocità B, ok? Poi ho una certa areola, quindi ho un dA, giusto? Quindi se ho in un certo tempo delta teta, diciamo che sto fotografando, ho la B per V per dA, poi cosa manca a questa relazione, ragazzi? Allora, quindi per il tempo delta teta che sto considerando, poi manca ancora un'altra piccola cosa e ci siamo. Cosa? Allora, guardiamo un attimo. Per avere la B totale che sta uscendo, e questo è una B, se vado a vedere V per dA è la portata volumetrica, no? Per il delta teta che cos'è? Un volume. Quindi ho moltiplicato B per un volume. Cosa mi manca per avere B per la massa? La densità, bravissima. E quindi ho ρ B. Vi trovate tutti? Dal punto di vista logico, diciamo, c'è questo pezzettino che entra o che esce. Allora, per avere il flusso totale all'interno della mia superficie di controllo, che devo fare? Quello è un flusso elementare. Allora, signori, attenzione, perché quando parliamo di flusso per unità di tempo. Quindi se è un flusso per unità di tempo, che cosa succede? Divido tutto per il tempo e queste se ne vanno. Va bene? Dopodiché, diciamo, che cosa devo fare? Quello è un flusso elementare, ragazzi, giusto? Quindi devo, e ce l'ho su tutta la mia superficie di controllo, vedete? Ce l'ho su tutta questa superficie qua. Quindi che devo fare, secondo voi? Integrale stessa cosa? Alla superficie di controllo. A tutta la mia superficie di controllo. Cioè alla superficie che circonda tutto il mio volume di controllo. Quindi faccio l'integrale stessa della mia superficie di controllo di rho per B per V in dA. Attenzione, manca ancora qualche piccola cosa e poi ci siamo, diciamo, e abbiamo terminato. I flussi, io facciamo, mettendo così questa relazione, non sto mettendo quello che entra e quello che esce. Ho considerato un seggio, diciamo, questo per questa relazione, ma non sto considerando ciò che entra e ciò che esce. Ovviamente per vedere un flusso c'è, cioè, parte che entra e parte che esce, va bene? Quindi, se io metto il vettore V, non solo ho considerato questa, attenzione, sto considerando che cosa? Che questa areola qui è ortogonale alla velocità. Attenzione, perché se non fosse, diciamo, ortogonale, dovrei vedere la componente, eh? Ovviamente, se fosse, diciamo, se andasse così il flusso, dovrei vedere la componente per vedere quanta massa effettivamente sta uscendo. Quindi, la prima cosa che faccio è metto il vettore dA, sapete cos'è il vettore dA? È l'area dA per il versore. Il versore, vi ricordo, che è positivo uscente dalla superficie di controllo, normalmente, giusto? Quindi che cosa vuol dire? Che quando sta uscendo io sto considerando il flusso positivo, va bene? Quando sta entrando lo sto considerando negativo, ricordiamocelo. Perché quando scriveremo i bilanci di massa poi dobbiamo trovarci coerenti rispetto a questa definizione che stiamo mettendo. Ci siete? E così, diciamo, è positivo uscente perché la velocità è, diciamo, c'ha questo, in uscita c'è questo verso. Il versore c'ha questo verso, quindi così è positivo. Vi trovate? Quando esce. Quando entra il versore da qua è diretto in questo senso qua. La velocità è entrante, quindi è diretto così, quindi diventa negativo. Per cui per come abbiamo definito il flusso, è positivo uscente e negativo entrante. Ricordiamoci, quando faremo il bilancio di massa dobbiamo ricordare, se no non ci ritroviamo coi segni, giusto? Ci siete? Ok. Allora, a questo punto siamo abbastanza carrozzati
per poter capire meglio l'equazione che andiamo a scrivere. Allora, la prima cosa che facciamo è capire cosa succede nel passaggio tra la massa di controllo e il volume di controllo. Allora, quando io vado a considerare che cosa succede a una massa che si muove nel tempo, attenzione, perché io posso in qualche modo ricorrere, non so se l'avete già fatto in analisi, alla cosiddetta derivata sostanziale. L'avete già fatto l'operatore di derivata sostanziale? Mai. Che cosa rappresenta questo operatore? Allora guardiamolo insieme. Allora, se io ho una generica grandezza B di cui voglio fare la derivata sostanziale, posso andare a considerare questa, diciamo, immaginiamo questa prima, diciamo, questa patata che si sta muovendo nello spazio. Per di più è una patata che non ha neanche una forma costante, perché potrebbe essere un gas, giusto? Quindi potrebbe addirittura espandere mentre si muove. Quindi la cosa non è molto semplice. Allora, per capire come questo sistema si sta muovendo, quindi io potrei fare la derivata sostanziale di quella massa che si sta muovendo nel tempo, potrei fare la derivata sostanziale di come sta cambiando l'energia nel tempo, va bene? Allora, per fare questa cosa, io quindi che cosa devo fare? Allora, basta che diciamo che vado a vedere, a fotografare questa massa che si sta muovendo. Ora, per vedere questa massa che si sta muovendo, ragazzi, che devo fare? Devo fare, per fare la derivata sostanziale, vedo quello che quando si è mossa tutta quanta, meno quello ovviamente che, diciamo, avevo all'inizio, va bene? Allora, quindi che cosa significa? Se io divido in tre parti questo sistema, questa è la prima parte, questa è la seconda parte e questa è la terza parte, va bene? Sono tre volumi che io posso, diciamo, posso identificare su questa parte. Il primo volume è quello che si è spostato, diciamo, nella fotografia che sto facendo, si è spostato lungo la direzione del moto, va bene? E che ovviamente non è più occupato dal mio sistema nel mio spostamento, perché vedete, si è spostato in questo senso, questa era la posizione, il volume che occupava prima e non è più occupato nello spostamento. Il secondo è quello che ovviamente è rimasto sovrapposto tra quello che c'era prima e la nuova posizione. Il terzo è la nuova posizione assunta. Tutto questo pezzo qua, tutta questa fascia, va bene? Chiaro cosa sono questi tre volumi, logicamente. Ora, il mio volume di controllo, quello su cui io andrò a lavorare, è il volume di controllo che vi ho tratteggiato. Considerando che questo spostamento avviene in modo molto veloce, queste quantità, questi piccoli volumi, saranno tanto piccoli a piacere, tanto più il delta è piccolo, tanto più questi, diciamo, queste posizioni le posso considerare trascurate. Nello scrivere come cambia il mio sistema durante questo, diciamo, veloce spostamento, che cosa devo fare? Allora scrivo, allora, la derivata sostanziale di B è uguale a che cosa? A tutto quello che, diciamo, aveva la mia proprietà di integrale, ovviamente della mia proprietà, quindi questa esteso al volume di controllo, chiamiamolo 1, anzi, 2, quindi tutto quello che ho in 2, quindi 2 più 3, quindi rho b in dv più integrale esteso a b con 3 di rho b dv, e questo è tutto quello che, diciamo, sta avanti, perché la derivata, ricordiamoci, è, diciamo, è quello che è la fotografia che sta avanti meno quello che sta dietro, giusto? Quindi questo è la patata nelle posizioni, nella posizione finale. Ovviamente meno cosa? Questo ovviamente in quale fotografia? Al tempo, teta più delta teta. Ovviamente faccio questa fotografia, teta più delta teta, va bene?
meno cosa, ragazzi. Questo è il primo pezzo, meno quello che ovviamente era la patata nella condizione iniziale, quindi meno l'integrale esteso a, questo è V con 1, quindi il volume di controllo nella posizione 1, ovviamente nel tempo teta, di rho per V in dt, più integrale di V con 2 di rho di in dv ancora al tempo sempre teta. Attenzione, questo è quello che sta avanti meno quello che sta dietro diviso cosa? Diviso il tempo delta teta. Ci manca ancora un'altra cosa, è una derivata, quindi stiamo parlando del limite per delta teta che tende a zero. Mi trovate? Ci siete? Quindi questo è uguale a derivata di sostanziale di teta è uguale al limite per delta teta che tende a zero di questa quantità. Se adesso andiamo a identificare questi pezzi, possiamo capire meglio il significato della derivata sostanziale. Questa cosa qua, ragazzi. Allora, se andiamo a vedere, allora qui il volume V con 2, il volume V con 2, questo meno questo, questi sono gli stessi oggetti, vedete? Che sono lo stesso volume di controllo. Va bene, quello che abbiamo chiamato il vero volume di controllo che sto considerando. Ora, questo, quindi l'integrale di cui sto parlando è l'integrale esteso al mio primo volume di controllo finale meno iniziale diviso delta teta, ma che cosa è questa? È la derivata nel tempo di questo integrale, ok? Quindi questo è uguale alla derivata parziale rispetto solo al tempo teta, non rispetto allo spazio, di cosa? Dell'integrale esteso al mio volume di controllo, perché V con 2 al tendere di delta teta a zero coincide col mio volume di controllo, quello che io voglio studiare, non la massa che si sta spostando, ma il volume di controllo che voglio studiare. Quindi è uguale alla derivata stessa mia di volume di controllo di rho per b in dv, e questo è il primo pezzo su cui penso non ci siano dubbi. Cioè, come sta, vuol dire che cosa è, qual è il significato di questa derivata e come sta cambiando la mia b qua dentro durante il tempo. Va bene, quindi la mia b, la derivata sostanziale dal punto di vista concettuale, che cosa ha? Due pezzi. Il primo è come sta cambiando la b qua dentro nel tempo delta teta, quindi è la derivata parziale rispetto al tempo di rho b in dv esteso al mio volume di controllo, e questo è il primo pezzo. Ma non cambia solo per questo motivo, cambia anche per un altro motivo, perché c'è una certa quantità di b che entra e una quantità di b che esce, giusto? Ora, questa quantità di b che sta entrando è quella che sta uscendo, cioè questa qui, dove sta? Quella che sta uscendo, quella che sta entrando, quella che sta uscendo è questa, quella che sta entrando è questo. Come l'abbiamo chiamata questa quantità di B che sta entrando e questa quantità di B che sta uscendo? È il flusso. Per cui, quindi questo è più, attenzione, uscita meno ingresso. Il segno è più, diciamo, va bene oppure no? Quindi, è il segno che avevamo identificato prima. Per cui più, non meno, più, l'integrale esteso alla mia superficie di controllo di rho per V in dA. Ricordiamoci queste, diciamo, sottolineo questa con una lineetta per ricordarvi che questi sono dei vettori, attenzione, qualche volta ve l'ho dimenticato. Quindi se io sto considerando qui dentro che il flusso sta in questa direzione, attenzione, voi non dovete moltiplicare la velocità in questa direzione per il dA, dovete mettere, diciamo, per il coseno di delta, giusto? Ci siete? Allora, questa relazione mi fa capire a questo punto il significato della derivata sostanziale. Cioè, quando io ho qualche cosa che si muove nello spazio, non posso più considerare la derivata soltanto della massa di controllo guardando solo quello che, diciamo, è la variazione nel tempo della grandezza B, perché sta all'interno del mio volume di controllo, sta entrando una certa quantità, questa,
e ne sta scendendo un'altra quantità, questa. Quindi, se voglio vedere come cambia la proprietà nel tempo, non solo devo vedere, come facevo prima nel sistema di controllo, come varia quella proprietà nel tempo. Questo facciamo all'interno dei sistemi chiusi. Dicevo, va bene, come è variata il delta U? Faccio delta U diviso delta teta, quindi facevo il limite per delta U diviso delta teta all'interno del mio sistema di precedendo, e quindi vedevo come era cambiato il delta U e non avevo problemi. Qua no. Perché? Perché entra una certa quantità di energia attraverso le pareti, e prima non c'erano questi ingressi convettivi all'interno delle pareti, c'erano solo ingressi diffusivi. Bene. E quindi attenzione, adesso lo scenario è cambiato con il sistema di motore. Quindi se voglio considerare la derivata della mia grandezza B nel tempo, avrò sempre due pezzi. Un pezzo è la variazione nel tempo della proprietà all'interno del mio volume di controllo, un altro pezzo sono quello che esce meno quello che entra di quella grandezza B. Chiaro? Non è semplicissimo, ragazzi. Se avete domande, fatemene adesso, perché adesso poi poggiamo su questo pezzo, poggiamo poi le equazioni di bilancio. Ci sono dubbi? Allora, è chiaro che avendo noi fatto tendere il delta teta a zero, è chiaro che il volume di controllo coincide sostanzialmente con questa superficie, no? E quindi la superficie di controllo è questa, quella che contiene questa superficie, quella che contiene questo volume. Ti trovi? E ovviamente queste quantità le consideriamo piccole a piacere, però ci sono, perché c'è una certa quantità di massa e ovviamente di energia associata, se sto facendo un bilancio di energia, di entropia associata, se sto facendo un bilancio di entropia associata a questo flusso convettivo che prima non avevo. Allora, siamo pronti a fare, in questo momento andiamo sull'altra della bilancia, della lavagna, non cancelliamo questa cosa e facciamo il bilancio della massa. Iniziamo col bilancio di massa in questo caso. Allora, il bilancio di massa, posso dire, attenzione, se io volessi fare semplicemente la derivata della massa nel tempo, qui dentro non potrei che dire che questa derivata è uguale a zero. Perché? Perché potrebbe esserci, io cosa ho? Che esce più, in questo volume di controllo, questo qua, potrebbe entrare più materia di quanta ne esce. Quindi non è più vero che la massa in questo volume di controllo è uguale a zero, ma della derivata sostanziale sì. La derivata sostanziale contiene al suo interno anche i flussi attraverso le superfici di controllo, quindi questa è vero che è uguale a zero. Vi trovate? Cioè la massa si conserva dal punto di vista integrale. Cioè se io considero la patata che si sta muovendo, quella la massa di tutta la patata che si sta muovendo, quella si mantiene costante. La derivata invece soltanto di quello che sta qua dentro, cioè questa, non si mantiene costante. Mi trovate? Allora, quindi qua non lo posso dire che è uguale a zero, questo lo posso dire. E come scrivo la derivata della massa rispetto al tempo? Molto semplice, vado a prendere quell'equazione e vado a mettere B. Ora B, nel caso della massa, quanto è uguale? È 1. Quindi la derivata della massa rispetto a derivata sostanziale, la massa rispetto al tempo è uguale all'integrale estesa al mio volume di controllo, la derivata rispetto al tempo estesa al mio volume di controllo, di rho in dv più l'integrale estesa alla mia superficie di controllo di rho per v in dA. Bene. Questa quantità posso dire tranquillamente che è uguale a zero. Potrei scrivere a questo punto, e inizio a farlo, l'equazione in modo leggermente più semplice. Ovviamente questa è l'equazione, siamo equazioni di continuità, penso l'avete vista già in altri corsi, presumo. No. Corsi elementari, equazioni di continuità, non l'avete mai vista, né in forma integrale né in forma differenziale? Prima volta.
Allora, potrei invece di farla in forma, diciamo, sempre in forma integrale, però invece di scriverla in questo modo, potrei ulteriormente semplificare il problema. Come? Allora, normalmente noi non abbiamo questa situazione qua, non ci troveremo a fare dei bilanci in questa situazione in cui le pareti sono tutte permeabili. Normalmente abbiamo situazioni di questo tipo, cioè ci troviamo a fare dei bilanci su delle macchine in cui ho delle pareti, diciamo, che ovviamente sono impermeabili, e poi dei punti in cui può entrare ovviamente e uscire della massa. Se io faccio per esempio un bilancio su questa stanza, ovvio, attraverso le porte potrà entrare persone, potrà entrare l'aria, eccetera, diciamo, dalla finestra potrà uscire, per esempio, e così via. Ovviamente se mi trovo a fare un bilancio sul sistema, che ne so, sul sistema di aerazione, ho tutte le tubazioni in cui da un lato entrerà, quindi avrò un'uta con dei filtri, quindi avrò una tubazione in cui entra, diciamo, quest'aria dall'esterno, avrò delle tubazioni nei controsoffitti che portano attraverso dei diffusori l'aria alle stanze, e potrò fare questo, un ingresso ed n uscite, quindi potrò fare un bilancio con un ingresso ed n uscite. Quindi, come vedete, non è che entra l'aria, entra da qua, qua c'è una parete, cioè ci sono le coicondotti, per cui di fatto questo sistema normalmente si trasforma in un sistema ad n ingressi ed n uscite. Perché è più semplice? Ragazzi, seguite. Dubbi? Sicuro? Allora, se io vado a prendere un sistema ad n ingressi ed n uscite, è come se avessi tanti tubi che mi portano via massa e che mi portano, diciamo, e me le fanno uscire. Quindi ho tanti piccoli tubicini in cui posso considerare che, diciamo, da questi ingressi e da queste uscite entra ed esce una certa quantità di massa. Quindi posso riscrivere l'integrale in modo molto più semplice, giusto? Come? Noi abbiamo già visto che l'integrale di rho per v in dA, che cosa rappresenta? Una? Che cosa è questa? Dal punto di vista, diciamo, dimensionale. L'ho visto prima. Che cos'è? Cosa rappresenta questo? Rho per v per v in dA, dove non c'è b e 1. Rho per v in dA, cos'è? Che cos'è? Una? Dimensionalmente, che dimensione? Dobbiamo scrivere? Se non vi è chiaro, scriviamo. Allora, rho, che cosa sono? Chilogrammi a metro cubo, giusto? V sono metri sul secondo, giusto? dA quant'è? Qui. Metro quadrato, ok? Ovviamente stiamo parlando già, questi sono già nel teorema, rho per v in dA, giusto? Che quindi questo dimensionalmente cos'è? Quindi che cosa rappresenta questo? Una formula classica, l'abbiamo già vista. Okay. Allora, quindi, se io invece di considerare il singolo integrale, posso fare, essendo piccole a piacere gli ingressi, posso dire che poi è molto piccolo questo, all'interno di questo singolo ingresso potrei considerare un campo monodimensionale. Cosa vuol dire che il campo è monodimensionale? Lì. Semplifico il gioco, semplificare l'integrale, giusto? Vi ricordate quando, diciamo, che cosa vi dava, cosa ci dava la monodimensionalità? Che cosa ci diceva quando io ho un campo monodimensionale? Cioè, se io ho questo il tubo, no? In ogni sezione del tubo, che cosa posso considerare? Cosa posso dire? Che non cambiano, cioè qui la, diciamo, cambiano solo in questa direzione x, giusto? Se questa è x, in y e z non cambiano, per cui se io associo un'unica b qua, questa è vera qua, 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 lungo tutta la parete del condotto, posso considerare un'unica proprietà. Quindi questo mi semplifica molto il mio problema, perché che cosa sto dicendo? Che io basta che metto un termometro qua all'ingresso, bene, e un sensore di pressione all'ingresso, e io ho tutto, non è che mi devo andare a fare
punto per punto come varia la temperatura lungo tutta la sezione, se no dovrò mettere 200 sensori. Bene, se io dico il campo è monodimensionale, sto semplificando il mio problema, quindi sto dicendo che tutta la densità lungo tutta la sezione è sempre costante, e queste sono le ipotesi che assumeremo sempre da adesso in poi quando voi andrete a fare gli esercizi, quando avrete n ingressi e n uscite per ogni ingresso, questo qua o questo o questo, in ognuno di questi ingressi assumete che le proprietà lungo questa sezione restano costanti. Ovviamente questa sarà diversa da questa, quindi questo punto 1 avrà una temperatura di 20 gradi, questo punto 2 di 30 gradi. Quindi quando io vi chiederò, ragazzi, studiate il rubinetto di casa vostra, va bene? Questo è il rubinetto di casa vostra, da un lato entra l'acqua calda, dall'altro esce, diciamo, entra l'acqua fredda, acqua calda, acqua fredda, e poi qua c'è esce l'acqua tiepida. Che cosa farò? Considererò in ingresso un'unica temperatura. Ed è giusto, perché normalmente quando l'acqua che arriva, diciamo, dalle tubazioni mi arriva la temperatura fissa, 5 gradi d'inverno, va bene, 5 gradi. Dalla caldaia, un'unica temperatura, va bene, la riscalda e poi arriva a 50 gradi, le mescolate e in uscita ci sarà un'unica temperatura, ancora un'altra temperatura. Va bene? E io vi chiederò, applicate ovviamente il primo principio per sistemi chiusi, per determinare, ovvero per fare un bilancio e per determinare tutte le proprietà, diciamo, che, diciamo, ovviamente, diciamo, che ci sono, tutte le, diciamo, le trasformazioni che ci sono all'interno del rubinetto. Quindi andremo a studiare questo scambiatore di calore, che si chiama scambiatore a miscela. Ovviamente in ogni ingresso io vi chiederò di associare un'unica temperatura, non misurare 800 temperature lungo il bordo, lungo l'asse della, diciamo, del mio rubinetto. Quindi i problemi li risolveremo in questo modo. Quindi l'ipotesi di monodimensionalità possiamo ritenerla vera nella maggioranza dei problemi tecnici che noi andremo a studiare, e non è un'ipotesi particolarmente buona. Attenzione, perché allo stesso modo considereremo monodimensionale anche il campo di velocità, quindi non solo le proprietà termodinamiche ma anche il campo fluidodinamico. Quindi è come se andassimo a considerare un'unica velocità all'interno della tubazione, quindi la velocità non cambia, va bene? In realtà sappiamo che non è così. Qui c'è normalmente un profilo o parabolico nel caso di moto laminare, o più, diciamo, normalmente ha un profilo, abbiamo visto, turbolento, e quindi ho un profilo quasi piatto ma ho zero sulle pareti. Però tutto sommato, in prima battuta, soprattutto perché ho la maggioranza delle situazioni un profilo quasi piatto, perché è un modo turbolento, perché normalmente siamo in turbolento nei nostri problemi, andremo a considerare la velocità media più o meno quasi pari alla velocità, diciamo, nella mezzeria quasi. Poi ovviamente più andrete avanti e più questa seconda posizione che noi facciamo, che facciamo oggi, l'andrete un po' a riguardare, ma per il momento ci può star bene una velocità media che è uguale lungo tutta la sezione. Allora andiamo a questo punto a riscrivere questa legge, perché a questo punto l'integrale diventa molto più semplice, ragazzi, giusto? Cioè, se io non ho 5.000 punti, diciamo, in cui cambia punto per punto cambia la B, ma ho un numero di punti discreti, 5, 6, n punti in ingresso e 5, poi 6, 7 punti in uscita, come potrò riscrivere questa relazione? In quest'altro modo, questa sarà qua, all'integrale estesa al mio volume di controllo, di rho in dv più, attenzione ai segni, la sommatoria di che cosa? Cosa c'ho qua? Questa cosa sono? Sono portate massiche. Quindi tutte le portate massiche, qua attenzione, che devo mettere? Le uscite o gli ingressi? Come sono positive? La sommatoria delle uscite, delle portate massiche in uscite, estese da u che va da 1 ad n uscite, meno la sommatoria di tutte le portate massiche in ingresso per i che va da 1 ad n ingressi. Quindi scriverò ancora questa relazione come sommatoria delle portate massiche in ingresso uguale alla sommatoria delle portate massiche in uscita più l'integrale estesa al volume di controllo di rho in la derivata estesa nel tempo di rho in dv.
descrivo perché è venuta un po' imbavucchiata questa relazione, ma la descrivo. La derivata nel tempo delta theta dell'integrale estesa al mio volume di controllo di rho in delta. Ci siete? Questi rimasto lo stesso. E questo invece è diventato sommatore di portate massiche in uscita, sommatore di portate massiche in uscita in ingresso. Vi trovate con questa posizione che abbiamo fatto? E quindi abbiamo che tutto ciò che entra è uguale a tutto, diciamo, a tutto quello che esce, più, che cos'è quello? L'accumulo, giusto? Cioè la derivata nel tempo theta dell'integrale di rho in dv rappresenta appunto l'accumulo di massa all'interno del mio volume di controllo. Chiaro? Cinque minuti di pausa.